Radio DJ. Tra poco Cattelan con Alessandro Cattelan. Io penso che il Natale non è tale se a Natale non ti abbracci con me. Non mi fai lo sguardo quello bello che significa non amo che te. Oh Madonna Linus. Ma intanto che la neve ci accarezza passa in radio una canzone che di voce in voce vola cuore a cuore ti sussurra quanto è là. Se dico che il Natale è ricorrenza importantissima, se non festeggi arriva Santa Claus con una grana noiosissima. Oh oh oh, niente regali. Natale stare insieme in un maglione troppo grande avvoltolati noi due. Tenersi caldo con i baci è come dirsi d'amo più bue, poi fare aperitivo al bar presepio, andare a spasso per i passi miei. Le regole sono queste, coccolarsi per le feste like a DJ. Buon Natale! E non dimentichiamoci il buon anno. Merry Christmas! Buon Natale, compa! No! It's a place. Tanti auguri ragazzi, buon Natale. Ve lo dico in cinese, Shentan Kwai. Christmas in Niema. Fate per bene, mi raccomando, che Babbo Natale vi vede. Mangiate anche canditi, eh. Ragazzi, auguri, ve lo ribene. Io sono come te, siamo come te che si illuminano a volte di blu. Siamo polvere di stelle nella notte di Natale, innamorati di più. Questo I love you. Di te che prendi le mie mani, non mi lasci mai perché non vivrei. Indovina la prossima rima. E Tinton tanti auguri a tutti quanti festeggiando like a DJ. Regolamento delle canzoni di Natale, c'è la prima settimana questa cannone, sì. Perché a me devo dire piace sempre il momento delle canzoni di Natale, ma poi mi piace anche molto quando mettiamo quelle vecchie, sì. Cos'è la prima settimana? È solo questa, solo questa, e quindi poi entrano quelle vecchie di Radio DJ, e poi entrino i classiconi. Ok, cioè quelle vecchie sono It's the most wonderful night. Anche cantante. Ah, proprio, cioè le canzoni vere di Natale, sì. Feliz Navidad. Penso sia così. Ah, sai che io i classiconi non li ho mai sentiti se non il giorno di Natale. Mauri? No, ha ragione Walter. Vanno in rotation. Ah, che bello. Cioè, proprio gli ultimi giorni, quando siamo sottodata, sì, partono, sì, i grandi classici. Molto bene, noi invece siamo qui, siamo un po' dei grandi classici anche noi, a farvi compagnia in questo venerdì. Sigla! Gnacchisna. A proposito di grandi classici di Natale, all'inizio di quest'anno le mie figlie hanno cambiato scuola, no? Hanno fatto questo cambio che, come tutti i cambi in generale, ma poi soprattutto un cambio che non riguarda direttamente te, ma magari i tuoi figli in quell'età lì, dove stanno formando le prime amicizie, eccetera, eccetera, ti lascia sempre un po' di, non dico angoscia, però dici, ma come andrà? Andrà bene, si troveranno bene, dovevamo lasciarle là, sarà migliore dove vanno adesso, sarà migliore dove stavano prima, non lo so. Sono arrivato alla risposta. Questa mattina, festa di Natale di bimba, sì, piccola, ho capito che abbiamo fatto la scelta giusta. Ah, è bellissima. A differenza delle altre scuole,
questa ha fatto l'unica scelta che per me dovrebbe essere accettabile in tutte le scuole. Se ci stanno ascoltando direttori di scuola, direttrici di altri istituti, non so perché non fate tutti così, sinceramente. E ho quasi paura. E fino a quest'anno, abituato all'altro metodo, lo avevo anch'io accettato come se fosse l'unico metodo disponibile. Che era fare le feste di Natale in cui si fa il grande spettacolo con tutti i bambini della scuola, tutte le classi. È notorio che non c'è nessun caso in cui non te ne freghi un cazzo degli altri bambini tanto quanto la festa di Natale. Già te ne frega poco dei tuoi, quasi, se proprio dobbiamo stare lì a vedere che cantano Feliz Navidad. Degli altri ti interessa il giusto. Facevano questi eventi in cui vedevi 30 secondi tua figlia o tuo figlio e poi vestito da albero quello e poi per un'ora e mezza tutti gli altri che facevano più o meno la stessa identica cosa. Non lo so, beh, un'ora e mezza da dedicare a tuo figlio anche annoiandoti. No, perché non è da dedicare a mio figlio, lo sto dedicando a tuo figlio, di cui non ho nessun tipo di responsabilità, interesse, eccetera. A mio figlio ho dedicato i suoi 30 secondi di celebrità e sono stato lì con gli occhi fissi, concentrato. Se vedevo che mi faceva eye contact, sì, le facevo un bel sorriso, l'applaudivo. Hai fatto il tuo dovere. Ho fatto tutto quello che avevo fatto per mio figlio. Di tuo figlio ci penserai tu. E invece bisognava stare lì un'ora. Invece questa scuola qua, ogni classe fa il suo spettacolo di Natale, un quarto d'ora, bellissimo. Vedi, tuo figlio con i suoi compagni, che comunque, ecco, anche dei compagni mi interessa. Beh, sì. Ma di quelli che fanno la terza, la quinta, così, che cazzo, non so neanche. Quindi vedi, tuo figlio con i suoi compagni fanno una cosa carina, dura 10-15 minuti, massimo della concentrazione, dai tutto, bellissimo. Io farei un talent show, bellissimo, come in America. Sai che fanno i talent show? Anche per le feste di Natale. Sì, c'è il bambino che balla, quello che... Ah, organizzano un talent lì. Interessante. Più che altro è più vario. Cioè, perché veramente, adesso stavamo scherzando ovviamente sui bambini, ma poi fino a un certo punto. La cosa che ti uccide è la ripetitività della stessa cosa fatta da 200 bambini tutti uguali. Cioè, dopo un po', lasciatemi. Sai che bello il lavoro della producer dietro questa cosa? Allora, adesso alle 10:15 facciamo la prima... Poi i fini escono loro. Esca la prima A, entri la seconda B. Esatto, hanno fatto esattamente così. Allora ragazzi, oggi è venerdì, viene a trovarci per l'ultimo appuntamento dell'anno Francesco Giano, col quale commentiamo ogni mese le notizie di cui si è più parlato. Qua magari estendiamo un po' all'anno che è appena finito. Francesco Giano, che adesso insomma lo facciamo entrare, ci parliamo, c'è il suo canale YouTube. Anche noi abbiamo un canale YouTube che in questi giorni mi sta facendo ricevere molte domande, molte segnalazioni, sia per YouTube sia per le piattaforme Spotify, Amazon, eccetera, Apple. Se ascoltando la puntata del podcast con Frank Matano su Spotify, Apple, Amazon, tutte le altre piattaforme, notate che c'è qualche problema, vi consiglio di andarla a vedere su YouTube. Così, secondo me, vi rispondete da soli. Io ogni tanto provo a rispondervi a tutti, però è un po' come la festa. Non è che posso rispondere a tutti, come la festa di Natale. Non si può rispondere. Certo. Allora, Maurizio, cominciamo con una delle canzoni preferite di Walter. Sì, è una delle sue. Contenuta nel forse disco preferito di Walter, sì, vero? Assolutamente, senza dubbio. Come ti conosco? Senza dubbio. Come ormai ho il tuo cuore in mano, Walter Luzzatto Fejiz. Kelly, Watch the Stars. Il primo disco di oggi a Cattelander su Radio DJ.
Che meraviglia, che meraviglia questa canzone. È arrivato a trovarci Francesco Giano. 9, 8, 7. Pronti, 3 col presentatore. 3. Queste le notizie di oggi. E anche le notizie devono avere un che di spettacolo. Mamma mia, se lo devono avere, anzi, principalmente devono avere solo il che di spettacolo ultimamente. Francesco Giano, bentornato. Ciao. Un uomo con la valigia sul letto, come direbbe Julio Iglesias, perché è in partenza per New York. Esatto. Che invidia, ci ho pensato stamattina, me l'avevi detto, ti avrei portato la guida. Ah, vedi, la tua. Ti avrei portato la guida di New York, mi sono dimenticato. Oh, niente, se la vuoi comprare. No, te la porto. Tanto ormai ho capito che sei diventato di casa anche tu, cioè vai spessissimo. Vado a Williamsburg, sto sempre a Williamsburg, è un quartiere che adoro. Sì. Cioè, forse è il posto più bello che ci sia in questo momento. E hai già programmato qualcosa? Cosa vai a fare? Sai? Guarda, in realtà faccio smart working da là, fondamentalmente. Sì? C'è un amico che ha una casa bellissima a Williamsburg, lui ogni tanto se ne va, mi lascia a casa, in cambio devo solo dare l'acqua al gatto ogni tanto. Ah, non alle piante, al gatto. Addosso, gli aversi addosso. Quindi è completamente il resto turismo. Sì. Non hai appuntamenti là. No, cioè conosco amici, incontrerò amici, colleghi. Torni a trovare i miei amici che ti avevo presentato di Growing Up Italian. Ho sentito il grande Sabino, sì. Non ha registrazioni in programma, però forse lo vado a trovare. Che ridere. Ci sono questi ragazzi che fanno un podcast molto seguito, si chiama Growing Up Italian. Loro sono americani ma di discendenza italiana. Sì. Loro hanno questo negozio di sandwich nella parte italiana di Williamsburg, che si chiama Panini Shoppe. Esatto. Pronunciato un po' all'italiana. Li avevo messi in contatto con Franci e a un certo punto mi ero anche dimenticato che eri andato e Francesco mi ha mandato una foto di lui in casa di queste persone. Sì, ero assieme a Lilmo Mozzarella, certo, a Mario Bosso, certo. Perché hanno tutti questi nomi un po' da gangster però di Sorrento. Sì, cioè, un po' quella roba lì, sì. Lilmo Mozzarella. Lilmo Mozzarella con la tuta Sergio Tacchini, che certo. Parlava di scommesse e certo, altro. Certo. Mario Bosco. Sì, sì. E sono proprio come ve li immaginate, cioè sono proprio con... Sembrano usciti dal Padrino, sì. Dai Soprano. Quasi, dai Soprano, perché sono un po' più moderni, hanno le tute, sono un po' più così. Allora, iniziamo a parlare, come facciamo ogni volta che ci vieni a trovare, quindi una volta al mese, delle notizie più discusse, più chiacchierate, quelle che hanno avuto un po' più spazio sui giornali. Questo mese, non solo questo mese, ma mi sembra in particolare questo mese, ho sentito nominare lo sciopero tantissimo. Sì, ne abbiamo sentito parlare perché c'è stato un po' uno scontro politico. I due maggiori sindacati italiani, CGIL e UIL, avevano proclamato uno sciopero generale per tutto il giorno di venerdì 29 novembre, che però poi è stato ridotto forzosamente a 4 ore totali. E quindi è scoppiata un po' la polemica se si può precettare uno sciopero, ovvero il ministro in questione può obbligare i sindacati o a non scioperare o a ridurre l'orario dello sciopero. Diciamo che ovviamente lo sciopero è sancito dalla Costituzione, dal secondo dopoguerra, però ci sono delle limitazioni ovviamente allo sciopero, cioè da una parte c'è il diritto a scioperare, dall'altra il diritto alla sicurezza, a ricevere assistenza medica da parte delle persone. Mm-hmm. Perciò in alcuni casi il potere politico può attuare la precettazione, cioè può dire ai sindacati: ragazzi, voi non potete scioperare, o non almeno in queste modalità. Esempio classico: i medici non possono scioperare quando gli pare e piace, i poliziotti non possono scioperare quando gli pare e piace. C'è stata poi anche la polemica: voi scioperate sempre di venerdì. E questo però succede effettivamente, no? Che io mi ricordo quando si andava a scuola era anche bello perché ti facevi il weekend lungo, cioè lo sciopero però spesso cade di venerdì e immagino non sia casuale. Allora sì, abbiamo i dati, i dati. Nel 2022, il report del 2023, sono stati organizzati 63 scioperi nazionali. Di cui il 41% è stato di venerdì. Pensavo anche di più, sinceramente. Ma infatti sono scesi. 10 anni fa... quelli di venerdì erano il 69%. Oggi solo il 41%. C'era più disponibilità anche perché ci attaccavi il weekend in montagna, le cose così andavano a fare. Nella classifica il primo giorno in cui si sciopera è il venerdì, il secondo io pensavo fosse il lunedì, invece in realtà è il martedì. Perché questo, ovviamente? Perché da una parte l'obiettivo di uno sciopero è creare disagio, ragazzi. Chiaro, mettere in difficoltà, sì. Gli scioperi nazionali sono soprattutto quelli dei trasporti, è ovvio che le persone partono più di venerdì e quindi il disagio maggiore lo crei di venerdì. Dall'altra, perché ovviamente chi organizza uno sciopero vuole la più alta aderenza da parte degli iscritti al sindacato, dei lavoratori, è ovvio che questa la ottiene più di venerdì che ne so, di mercoledì. La cosa interessante però è... ma si sciopera di più o meno rispetto al passato? Secondo te si sciopera di più o meno rispetto... Allora, visto che mi fai questa domanda e visto anche un po' il motivo per cui vieni qui a raccontarci spesso ciò di cui si è parlato, la sensazione fino adesso, anzi i dati fino adesso su più o meno qualunque tipo di argomento
quando poi vai a vedere è che succede molto meno, ma se ne parla talmente tanto in più che ti sembra che succeda di più. Però in realtà, ma dalla violenza, dagli omicidi, tutto quello di cui si parla succede molto meno che 10 anni fa, ma la sensazione, il percepito è che succede ogni 5 minuti. Non avrei saputo spiegarla meglio. Sei anche in questo fantastico. Caso è anche così, questo si caso. Sciopera meno. Nel 2022 ci sono stati 1100 scioperi, nel 2017 1600, quindi quasi il doppio, il 50% sì. più. È molto interessante la motivazione nell'analisi Pagella Politica, scriveva la perdita della centralità delle fabbriche ha fatto sì che lo scontro tra diciamo l'operaio classe, il lavoratore e il padrone si spostasse dagli scioperi alle aule giudiziarie. Cioè magari si sposta più per fare causa, per risolvere non facciamo più i picchetti davanti alla fabbrica, però ci vediamo nelle sedi opportune, come si suol dire in questi casi. Bravissimo. Ci vediamo in tribunale. Bravissimo, si sta spostando quasi il terreno dello scontro. Una cosa a cui adesso mettiamo il disco. Stavo pensando che anche questi disagi che generano gli scioperi, o perlomeno nascono appunto per generare disagio, non so se hanno lo stesso effetto, perché mi sembra che rispetto a un tempo prima, se dovevi andare a lavorare, se c'era lo sciopero era un disagio per te, perché comunque andavi a lavorare. Adesso sento un sacco di gente che dice c'è lo sciopero, non vengo. Smart working. Ma vero? Esatto. Cioè, dice, c'è lo sciopero, sai che c'è? Sto a casa, e così tagliamo la testa al toro. Allora, vi mettiamo un'altra canzone, perché Francesco va a New York, io invece questa sera vado a Roma da Robbie Williams, perché c'è il lancio del suo film nuovo, ci facciamo un po' di chiacchiere, ci vediamo, siamo un po' insieme. Robbie Williams. I walked along a forbidden road, I had to know, where does it go? Like birds are flying to the sun, I had to run. I'm not the only one. Why do you look at me that way? I'm not a problem that needs solving. The truth is still evolving. Life is the choices that we make. We're the masters of our own fate. The painter and the paint. You need to lose your mind to get back to the light. Sometimes I walked along a forbidden road, I had to know, where does it go? Like birds that fly into the sun, I had to run. I'm not the only one. Maybe I'm never satisfied. I made a lot of poor decisions. Yeah, I made some revisions. And I'm still trying to get it right. I'm a living contradiction. The cure and the affliction. You need to lose your to get back to the light. Sometimes I was along a forbidden road, I had to know, where does it go? Like birds that fly into the sun, I had to run. I'm not the only one. So do you love? Su Radio DJ, Robbie Williams, stiamo parlando con Francesco Giano, abbiamo parlato di scioperi, giustamente i lavoratori ci hanno scritto sì, noi comunque lavoriamo anche il weekend, ma certo, era una battuta di noi partite IVA.
di noi partite IVA. Che dice, il venerdì, a noi stare a casa di venerdì fa sempre venire in mente un po' il tentativo di allungare un po' il weekend. Ci hai proposto un altro argomento che è molto interessante, che è il brain rot, che è questa nuova parola scelta da Oxford.com come parola dell'anno, no? Sì, esatto. L'Oxford.com ha, come lo pronunciavi tu, brain rot? Brain root. No, perché ha una O sola, vuol dire ti marcisce il cervello, giusto? Fantastico. Sì, è il cervello putrefatto. Esatto, sì. È indica il presunto deterioramento dello stato mentale di una persona dovuto al consumo eccessivo di contenuti online considerati banali e poco stimolanti. E fondamentalmente ci sentiamo stanchi di stare davanti al cellulare a fare doom scrolling, a scrollare, e non troviamo nulla di interessante. Dato un nome al rincoglionimento di che è l'effetto appunto di passare ore e ore e ore a scrollare il telefono. Esatto, è una crasi tra brain e cervello, è to rot. Sì, marcire. Questa è in realtà la parola nasce nel 1854, c'è un libro Walden di Henry Thoreau che lui dice: mentre l'Inghilterra si occupa di curare il marciume delle patate, quando è che ci occuperemo del marciume del nostro cervello? Nel 2024. Adesso è arrivato il momento. Perché spesso anch'io ricevo messaggi, magari anche tu, di persone che dicono: ah, io sono stanco di essere sommerso da questo rumore, no? Mi sta dando in malore il cervello. E io dicevo a molti: ormai il lavoro di informarsi non è più lavoro di addizione come era prima, quando tu dovevi andare in edicola a trovare delle nuove fonti, insomma, ti dovevi preoccupare di trovare. Adesso devi scremare. Bravo. Sì. L'informazione è un lavoro di sottrazione, che sia informazione sulla politica o sulle tue passioni, cioè devi proprio scremare per evitare che ti vada il cervello in marciume. Ecco. Allora, se siete stanchi di questo rumore di fondo, vi consiglio l'ultima puntata del podcast Supernova con Frank Matano. Niente, questo è voi mettetevelo da parte. Quali sono state le parole degli anni scorsi? Allora, ci sono altre parole molto interessanti anche proprio di quest'anno. Cambridge, il dizionario Cambridge, ha trovato come parola dell'anno manifest, che è una tendenza che consiste nell'immaginare di raggiungere un obiettivo nella speranza che accada, per visualizzarlo. Il pensiero magico, cioè continuo a pensare a questa cosa nella speranza che succeda. Sui social è spesso accompagnato dall'emoticon della candelina, candela che brucia con la cera, perché credo che abbia a che fare con, cioè, manifest con tipo, sì, accendo un cero alla Madonna, cioè questa roba qua. La parola è stata cercata 130.000 volte quest'anno, perché ne hanno parlato due star, diciamo, Dua Lipa, che ha detto: io mi sono visualizzata il successo, eccetera, e soprattutto Simone Biles, l'atleta americana, che ha detto: io sono arrivato dove sono arrivata perché per giorni, per anni ho fatto la visualizzazione di quell'obiettivo. Un'altra parola carina questa volta di dictionary.com è demure. Certo, infatti io mi aspettavo anche brat tra le parole. Demure, che dice, insomma, c'è stato questo movimento su TikTok che è avvenuto d'estate, in cui si consigliava alle persone di essere riservate nei loro comportamenti. È una sorta di siamo tutti, mostriamo le nostre vite, allora noi facciamo questo movimento inverso in cui non ci mostriamo. È singolare dirlo su TikTok, cioè usare TikTok per dire una cosa in cui dici dovreste farlo meno, però vabbè, insomma, il concetto più o meno è quello. L'ultima che è la mia preferita è qui, scusa sulle pronunce, il dizionario McQuire, la parola è In shitification? Sì, cioè sta andando tutto. Esatto. Sta andando tutto a cacca. Questa è la versione, diciamo, figa, che l'ha coniata tra l'altro Cory Doctorow, fantastico giornalista: il graduale deterioramento di un servizio o di una piattaforma online. Bello, in shitification. Sta andando a rotoli questa cosa qua. Bello. Esatto. Maurizio! Sì, dimmi. Ti vedo un po' in shitification. È vero, eh? In questi ultimi tempi. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, poi ritorniamo su Radio DJ con Francesco Gia. E chi è questo Catalan? Stiamo per scoprirlo. Niente. Provo a scriverlo in modi diversi. Nessun risultato. Non c'è niente nell'intero database. Cosa non abbiamo capito? Magari non esiste Catalan. O è più grande di quanto crediamo noi. Radio DJ. Sono nato a mezzogiorno, tra le braccia di mia madre, con lo stesso nome di mio nonno, che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo, mi legavo già le scarpe. Sembrava facile cambiare il mondo, seduto in fondo alla classe, tra le prime sigarette e le versioni di latino. Lei mi portò nel bagno delle femmine e vidi il paradiso. Tu sei il mattino, una porta su Marte,
amore per la prima volta, io e te, tra la gente che non sogna. Sono nato a mezzogiorno, tra le foglie rosse sulle strade, nella città che si metteva addosso le prime luci di Natale. Ho imparato come stare al mondo dagli ulivi nella rete, che si inchinano soltanto sotto al peso della mente. Non me ne fregava niente di Pitagora e di Euclide, gli occhi fuggivano via dalle finestre nei prati di Margherita. Tu sei il mattino, una porta su Marte, sei il mio cuscino dalla giusta parte. Fu amore per la prima volta, io e te, tra la gente che non sogna. E fu amore per la prima volta, io e te, tra la gente che non sogna. Tolse le orecchie dei libri per non farci trovare, mantieni il segreto. E poi si tolse i vestiti e non sembrava la realtà, però era tutto vero. Tu sei il mattino, una porta su Marte, sei il mio cuscino dalla giusta parte. Fu amore per la prima volta, io e te, tra la gente che non sogna. Che rientro di classe, Maurizio, l'hai scelta tu? No, io non scelgo, no, le cose. Non scegli, non scegli, non ti lasciano, non ti lascio niente. Lucio Corsi su Radio DJ, One Nation, One Inshitification, come diceva giustamente Maurizio Rossato prima di andare in pubblicità. Siamo sempre con Francesco Giano, stiamo parlando delle notizie che hanno caratterizzato quest'ultimo mese. C'è anche quasi un po' una sorta di chiusura d'anno, essendo l'appuntamento di dicembre. A proposito di chiusura d'anno, siamo a un anno dal caso Ferragni. Sì, il 15 dicembre 2023 scoppiava il caso. L'Agicom pubblicava il comunicato stampa in cui diceva: multa di 1 milione di euro a Chiara Ferragni e di 420.000 euro circa l'azienda Balocco. Operazione sì. Pink Christmas, lanciata il 2 novembre 2022, si lancia questo Pandora edizione speciale Chiara Ferragni e Balocco, che costava 9 euro, quindi tre volte in più rispetto al normale, le cui vendite, lasciava intendere la comunicazione secondo le accuse, avrebbero sostenuto l'ospedale Regina Margherita di Torino. Sì. Scoppia il caso, è un caso, uno dei più grandi scandali della storia, insomma, dei social. Io mi sono chiesto anche quali sono stati i fattori mediatici per cui questo scandalo è diventato altro. Da una parte le cifre, ovviamente, sì, erano già contenute nel comunicato dell'antitrust. 1 milione 30.000 la donazione. Sono cifre anche molto chiare nella loro banalità e nella loro al tempo stesso enormità. Cioè, 1 milione è da sempre la parola che impressiona di più. 1 milione. Cosa, è vero? Cioè, fosse stato 750.000 o anche 1.340.000. Chi è arrivato? È il mio computer. Ah, il tuo computer. Pensavo che l'ama Michelle avesse lasciato le campane, quelle da suonare ogni tanto. No, quindi la cifra è una cifra proprio chiara. Chiara. Fa titolo la cifra. In più è successo alla più grande di tutti. È successo, cioè, all'influencer più famosa, importante di tutti. Bravissimo. Ci sono poi le mail che si erano state diffuse già nel provvedimento dell'Agicom, con Balocco che dice: queste cifre, questo milione serve a pagare il vostro cachet esorbitante. Sì. Cioè, secondo me molto interessante il fatto che 2 giorni dopo il presidente del consiglio attacca Chiara Ferragni. Che è una cosa che permette a quella vicenda di uscire dalla bolla magari dei giornali più di gossip, di spettacolo, e di entrare nelle trasmissioni TV e nei giornali istituzionali e politici. Certo. Che mai magari si sarebbero occupati di quella vicenda, ma visto che lo scontro diventa politico, iniziano anche loro a commentare quella vicenda. E poi c'è ovviamente, oltre al gossip eccetera, il video di scuse di Chiara Ferragni, che avviene il 18 dicembre. Avviene tutta una notizia ogni giorno. Sì. Io dico sempre, i social ti perdonano tutto purché tu non chiedi scusa. Quel video fu giudicato disastroso dal punto di vista della comunicazione, e quindi continua. Adesso è passato un anno e la domanda è: che cosa è cambiato?
Sì, è una cosa che poi infatti ha riguardato Chiara nello specifico, ma un po' tutto il suo mondo, cioè tutto il mondo degli influencer ha subito un po' la ripercussione di questo scandalo, chiamiamolo così. Sì, ci sono varie analisi, ovviamente tutte da prendere con le pinze. Alcuni prevedono una, un cambiamento un po' dell'influencer marketing e i brand stanno spostando un pochino i loro budget dal punto tutto su un grande influencer a distribuisco i miei budget su una serie di creator medi, piccoli, in modo da diversificare l'investimento, ma diversificare anche i rischi. Diciamo così, è come se stessimo facendo trading nell'alta finanza. Chiara Ferragni era investire tutto su un'azione che sembrava sicura al 100% e che poi è fallita, e quindi tutti hanno perso tutto. La strategia adesso è diventata: investiamo in fondi dentro i quali c'è un po' di tutto, se uno muore mi copro con l'altro, se l'altro va bene ci tiro fuori i soldi. È un po' questo tipo di sì, per di quanto schema. Brutale è proprio così. E sì, poi un pochino il cambiamento un po' antropologico dall'influencer classico che ti racconta il suo lifestyle a 360 sì, gradi, figura ispirazionale, più a quello che viene chiamato creator, che si preoccupa più di darti dei contenuti verticali sì, più strutturati e di qualità su un determinato sì, tema. Sono, diventano più vicini al pubblicitario vecchio stile, cioè il pubblicitario che deve trovare un'idea per veicolare un prodotto. Guarda, io tra le altre cose poi conosco Chiara non così a fondo da poterti fare un'analisi di com'è lei come persona, però devo dire, per come l'ho conosciuta mi è sempre sembrata veramente una ragazza molto educata, molto gentile, molto a modo, tutte queste cose qua. Quando è successo questo fatto, ho notato da osservatore esterno che la maggior parte delle persone erano contente di quello che le stava succedendo dal punto di vista economico. Cioè, la cosa che più dava fastidio alla gente è che lei guadagnasse soldi in questo modo, che magari qualcuno ancora non aveva capito, o chi lo aveva capito rosicava perché c'era arrivato un po' in ritardo, eccetera eccetera. A me, da osservatore, la cosa di cui sono contento che sia un po' cambiata dopo questo scandalo è che mi sembra si sia un po' limitato l'influencer che ti vuole anche insegnare a vivere. Cioè io ero molto, non so se il termine giusto è tollerante, nel senso che capisco benissimo l'influencer che ti vuole vendere un prodotto. Poi la deriva era diventata quasi di un po' guru, no? Cioè l'influencer che ti vende un prodotto, però ti dice anche come ti devi comportare, cosa devi pensare, come devi parlare, chi devi votare, dove... Quella roba lì, secondo me, sono un po' felice che si sia ridimensionata. Ridimensionata, dici. Diciamo che lei ancora non si sta riprendendo dal punto di vista tecnico anche dei follower. Avevo visto un'analisi su Not Just Analytics. Lei il 14 dicembre era un traguardo dai 30 milioni di follower. Adesso ha avuto un crollo, ha perso 150.000 follower in 3 giorni, subito dopo il video di scuse. È scesa sotto i 20 milioni e al momento sta ancora perdendo 1.000 follower al giorno. Fedez, il suo ex marito, ne sta perdendo ancora 2.000 al giorno, ancora più di lei. Ah, pensa. Sì, sì, perché diciamo la comunicazione è stata ritenuta ancora falsa, non genuina. È un po' come se era un film in cui avevi scelto la sospensione dell'incredulità, no? E di colpo non credi più. Sì, di colpo non credi. Si è rotto un po' quell'incantesimo lì. C'è quella che io chiamo la caduta degli dei, no? Cioè come se si rompe il patto di fiducia, quindi da leader, imprenditrice, femminista, passi a influencer in cerca di visibilità e altro. Vi mettiamo una canzone, Basement Jaxx, Romeo, e poi un veloce passaggio sulla gente che sta scappando, sempre un po' a proposito di scappare da X. You keep on giving me the hold up. You know I wish you'd make your mind up. Cause when we're getting on you so. You used to be my Romeo. Cause you see my dear, I've had enough of keeping quiet about all this stuff. You're new ratchet like a yo-yo. Let it all go.
Allora, sono arrivati tanti messaggi, domande e considerazioni anche su questo caso che abbiamo appena detto prima, appena compiuto un anno, quello del caso Ferragni. Francesco Giano approfondirà nel suo canale YouTube. Sì, esatto. Vogliamo esatto, ricordare il nome esatto del Frao Giano. Frao Giano l'ho appena aperto. E... come sta andando? Ti dà soddisfazioni? Mi dà molte soddisfazioni. Ah, beh, è divertente. Sì. Allora, rimanendo un po' nel mondo dei social, c'è una diaspora, c'è un fuggi da X, il fu Twitter. Sta scappando per protesta? Per protesta. Il primo è stato il Guardian, il 13 novembre il Guardian ha annunciato, che è un quotidiano liberale inglese tra i più prestigiosi al mondo, ha detto: noi non posteremo più su X. E c'ha 27 milioni di follower il Guardian, quindi è molto forte. Il motivo? Perché Elon Musk usa questa piattaforma per orientare la politica, perché è una piattaforma tossica, è piena di teorie cospirazioniste di estrema destra, vogliamo spendere tempo altrove. A seguito del Guardian altri hanno annunciato questa decisione. Lì è perché ci credi veramente o perché dici: cazzo, va che mossa figa che ha fatto il Guardian, adesso devo farla per forza anch'io, altrimenti io sembro che uno rimasto indietro. Esatto, prima c'era la FOMO, adesso c'è la FOMO di uscire. Certo, c'è la YOMO. Allora, da una parte c'è l'obiettivo politico, che uno dice: ma esco da X perché qualcosa cambi nell'amministrazione Trump, negli atteggiamenti di Musk, eccetera. Io ho dubbi, non vedo una grande correlazione. Dovrebbero farlo tantissime persone. Infatti c'è Kevin Rose che ha detto: ma questo è il classico copione del marketing anti-Trump. Anche nel 2016, dopo l'elezione di Trump, ci furono tantissime brand editoriali, eccetera, che fecero questo tipo di azioni. In realtà non servì a molto. C'è dall'altra parte la strategia editoriale o di posizionamento, come dici tu. Un giornale, un creator dice: io non voglio investire su questa piattaforma, preferisco spendere il mio tempo altrove. Il Guardian cosa sta facendo? Il Guardian probabilmente si sta posizionando come il capo dell'opposizione a Trump: noi siamo i liberali, siamo i più forti, eccetera, per questo faccio un'azione forte, esco da X e inizio a investire su altre piattaforme. Infatti il giorno dopo che è uscito da X, il Guardian cosa ha fatto? Ha detto: noi usciamo da X per sostenere la nostra funzione di guardia del potere, eccetera, sosteneteci voi direttamente con i soldi, ha detto ai lettori, e ha raccolto 1,8 milioni di dollari solo in un giorno. Vabbè, non era mai successo. Sì, pensavo che i lettori gli avrebbero risposto: amico mio, cosa vuoi da me? Potevi stare. Invece no, hanno partecipato. Invece ha funzionato. Quindi è una strategia editoriale che ci può stare. Sì, ne parlavo anche al podcast con Selvaggia Lucarelli, che giustamente faceva anche questa considerazione, non tanto sulle aziende quanto più sulle persone che per posizionarsi dicono: esco da X. Allora, intanto, per esempio, io non sono ufficialmente uscito da X, ma è come se lo fossi, perché ho smesso completamente di utilizzarlo. Smettere annunciandolo ti fa venire il dubbio che la tua preoccupazione principale non sia boicottare qualcosa che pensi sia sbagliato, ma appunto posizionarti. E poi diceva soprattutto: l'alternativa cos'è? Andare su Instagram dall'altro filantropo di Zuckerberg? Cioè, nel senso, non è che ce ne sia uno, esatto, ce ne sia uno meglio dell'altro. È un po' la stessa cosa. Sì. E io come te ci sto, ma perché leggo, mi piace leggere l'analisi, ma non ci scrivo mai perché la piattaforma più tossica. Anche a me non piace per niente, non mi piace per niente. Franci, buon viaggio, grazie. Mille. Buona New York, bello per essere sotto Natale. Vai a Dyker. Sei mai stato a Dyker Heights? No, cos'è? Dyker Heights è una zona di Brooklyn, anche quella italo-americana. È la zona delle ville dove il Natale lo prendono seriamente, peggio che Maurizio Rossato, cioè è una strada abbastanza lunga di ville tutte coperte di luminarie di Natale, installazioni in giardino, cioè è veramente un'opera d'arte a cielo aperto che vive nel periodo natalizio. Adoro. Vacci. Ci andrò. La trovi sulla mia guida, che però vabbè, insomma, poi te la farò avere. A te do informazioni sotto banco. Posso permettermi di dare informazioni sotto banco. Grazie mille, Frao Giano, ci vediamo nel 2025. Va bene, dai. Seria, fa impressione a dirlo. Snoop Dogg su Radio DJ. Cumba dei Gibson Brothers, dai. Last time I checked.
I was the plug to your plug, I'm the fucking connect. What you expect? Negotiate, never settle for less. I never lose, always winning when I shuffle a deck. Dropping these jewels where I'm from, you better treasure your chest. You know the rules, plus one, she always come with a guest. She in the pool, best believe I plan on making a wet. Give her the blues, back up in this bitch and getting my rap. Show you how to do it properly, when you on my property. I'm a hot commodity, boardwalk monopoly. A nigga safe, ran out of space, I'm a odyssey. Honestly, I'm that motherfucker that you gotta see. This shit look gorgeous. Under the sky, eyes in your eyes. This is a fool. Yeah, baby, come on. Now that's a lot of ass in the passenger seat. Drop it low, 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 low. Yeah, about to hit a switch in this bitch. Watch the 6-4-0. I dealt with the cons and the pros. I mix crip shit with the highs and the lows. Picture this bitch for drawing the bankroll. It's just some dope food for the soul. Criminal psychology, this shit just a part of me. Industrial robbery, a product of 93. Yeah. Follow me, I'm on the dollar speed. My stock up, nigga, no return on this policy. This shit look gorgeous. Under the sky, eyes in your eyes. This is a fool. Yeah, baby, come on. We can be anything. This is everything. We do the hardest things. Six in the morning. Yeah, bitch, this the feeling. Gasato Maurizio sulla musica. Anche questa sì, ti piace, eh? Sì, bella. Questa veramente molto bella. Veramente molto bella. Basta, abbiamo anche il timbro certificato di Maurizio. Cioè, non me ne intendo quanto Walter, però questa. No, certo. Però ogni tanto è giusto ascoltare anche l'opinione della pancia del paese. Tu rappresenti un po' il ventre molle. Di questo paese. Allora ragazzi, grazie mille per averci ascoltato oggi, ma tutta questa settimana e, se posso dire, tutto il mese, e ormai siamo quasi a fine anno, tutto l'anno. Grazie per essere sempre fedeli nei secoli dei secoli. Ci vediamo lunedì, anzi ci sentiamo lunedì, anzi no. Ci vediamo se volete, perché allora questa sera c'è la premiere del film di Robbie Williams. Qualcuno ha trovato i biglietti, non so come, non so, e magari ci vediamo lì. Sabato e domenica sono alla fiera del libro di Roma, alla Nuvola di Fuxas. È bello. Di Fuxas. Lo stand è A05. E se volete passare di lì, mi trovate. Sì. Mi trovate col mio carico di simpatia, con il post del bancomat in una mano e anche nell'altra, perché la fiera viene tanta gente. Devo avere due. Devo avere il periodo di regali di Natale. Ragazzi, ma dai, vi risolvo anche il problema dei regali. Tre. Almeno tre delle copertine stupende. Ci vediamo a Roma, stand A05 se volete, lunedì qua su Radio DJ da mezzogiorno a luna. Ciao. Dai, abbiamo finito. Mi hai tagliato. Vabbè, ci sta, avevo esagerato.